Ragazze, come state? Allora, questo video di oggi non era in programma. Io penso che voi non lo sappiate, ecco. Ho qui nascosto un quadernino con tutti i video da fare in programma. Ce ne ho tanti, ecco. E questo qui in realtà non era nella lista. Però voglio fare assolutamente questo video adesso. Perché mi sentivo ispirata. Ecco, prima mi hanno scritto due o tre ragazze su Instagram in direct e mi è venuto subito in mente questa cosa qui. Ho detto no, 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 devo fare questo video e dire queste cose adesso. Tante ragazze mi scrivono chiedendomi dei consigli per quanto riguarda i prodotti. Quindi mi scrivono: Marta, questo prodotto mi rende i capelli crespi. Questo prodotto mi fa venire i capelli brutti, me ne consigli un altro, ne devo provare un altro, eccetera, eccetera. Allora, io vi dico questa cosa perché l'ho provata personalmente da quando faccio video su YouTube e quindi chi meglio di me? Io da circa 4 anni a questa parte provo 1000 prodotti, ne ho provati 1000. Miliardi, non so quanti prodotti ho provato. È un consiglio, ecco, che io voglio darvi e che se magari a me mi avessero detto queste cose tempo fa mi avrebbe fatto piacere, ecco, per rivalutare un po' la situazione. Mi riferisco principalmente ai prodotti per lo styling. I prodotti per lo styling non sono quasi mai dei prodotti miracolosi, se tutto il resto che voi fate è sbagliato, ok? Quindi non cercate disperatamente il prodotto migliore, quindi compro questo o poi devo provare questo, questo è uscito, è nuovo, proviamo, compriamo 1000 prodotti senza soffermarvi bene sulle tecniche, su ciò che voi fate da quando lavate a quando asciugate i capelli. Secondo me, ragazze, ve lo giuro, non esiste un prodotto che con le tecniche giuste dia un brutto risultato, che rovini talmente tanto i capelli da renderli molto più brutti di come sarebbero al naturale. Ok, non esiste. Ci può stare un certo prodotto che magari è molto valido, come ad esempio per me il gel, quello di Angekis, il mio amore recente, è davvero leggero, molto indicato per la mia tipologia di capello e riesce ad enfatizzare ancora di più il mio capello, nonostante io faccia tutto bene, dal lavaggio all'asciugatura. Quel prodotto, ad esempio, di Angekis, se voi lo utilizzate non tenendo conto di ciò che è importante, quindi, ad esempio, non utilizzate la maschera prima, asciugate e sparate il phon a 3000 con un diffusore che spara l'aria troppo forte, oppure non fate abbastanza scrunch. Mettete il prodotto su dei capelli che non sono molto bagnati, quindi che sono già un po' asciutti e magari li strofinate prima, ovviamente il risultato non sarà ottimo, ok? Sarà comunque un risultato mediocre, così giudicherete quel prodotto non valido per voi, ok? Ma non è il prodotto che non è valido per voi, avete sbagliato tutto nei passaggi e date la colpa al prodotto. Spesso, anzi quasi sempre, ripeto, il prodotto non è ciò che fa la differenza. Ovviamente questo vale per quanto riguarda dei capelli sani, ok? Quindi più i capelli sono sani e più avrete dei risultati soddisfacenti anche utilizzando un semplice prodotto molto leggero, magari come un gel d'aloe. E questo non vale, o meglio, è più difficile, ok?
che possa valere del tutto se avete dei capelli molto rovinati. Ovviamente se da neri voi li avete decolorati e sono biondi, bianchi, è ovvio che magari avete bisogno di un prodotto magari un po' più schifosino con dei siliconi che vi aiutano apparentemente a rendere il capello più bello, però questo è un altro discorso. Vi invito quindi a concentrarvi sui passaggi che fate, sulle tecniche che utilizzate. Provate ad utilizzare un prodotto che più o meno può andare bene per tutti, leggero, e concentratevi sui procedimenti. Ad esempio, adesso provo il finger coil, mi metto così e provo, vediamo che risultato mi dà. Oppure provo a tenere il plopping per più tempo, oppure faccio lo scrunch, lo faccio per più tempo, oppure inizio ad asciugarli quando sono più bagnati, inizio ad asciugarli dopo lo scrunch, quindi che l'acqua è un po' andata via, inizio a vedere come sono, se li pettino prima, quindi utilizzo una spazzola. Prima in sezioni, poi provo ad arricciare, provo a fare degli esperimenti del genere. Non vi buttate subito sui prodotti. Quel prodotto mi ha dato un brutto risultato, non va bene per me. Quel prodotto nemmeno, perché il più delle volte non dipende dal prodotto. Io non penso che in tutti i video che ho fatto finora non abbia mai provato un prodotto che davvero fosse buono per me, che mi desse un risultato come quello che ho adesso. Sicuramente c'è stato. Non penso che ora io ho questi risultati perché magicamente ho indovinato tutti i prodotti validi per me. Io di prodotti ne ho provati tantissimi e sicuramente anche prima ce n'era uno che riusciva a darmi un risultato magari come quello di adesso. È solo che molte delle tecniche non le avevo ancora ben studiate, ben perfezionate, e quindi il risultato era quello che era. Anche io ho dei prodotti che probabilmente non sono adatti per me, come ad esempio il gel di Cantu, che è più burroso, ha una consistenza più pesante, ma non ho un risultato orrendo se lo utilizzo. Magari non verranno al top, non saranno perfetti, fantastici, il crespo non me lo toglierà del tutto quel po' che ho, ma non avrò mai un brutto risultato. Il mio tipo di capello, essendo così fine, preferisce un prodotto che sia sotto forma di mousse, di gel, di fluido, quindi qualcosa che sia un po' più leggero. Ma io vi consiglio, inizialmente capite qual è la tecnica che più fa per voi e poi iniziate a fare una scelta un po' più mirata per quanto riguarda il prodotto e per cercare quello che davvero li riesce a rendere ancora più belli nonostante le tante tecniche fatte in modo giusto, ok? Io, ragazzi, da quando più o meno ho aperto il canale, ho iniziato a provare una marea di prodotti. A mano che provavo prodotti, in realtà mi stavo avvicinando al Curly Girl Method e neanche lo sapevo. Nel senso che piano piano io stavo facendo già alcune delle tecniche base del Curly Girl Method, solo che non sapevo quale fosse il nome di quella specifica tecnica o a cosa servisse. Con il tempo ho perfezionato appunto le tecniche, unendole a dei prodotti molto leggeri che comunque riescono ancora meglio ad avere dei risultati migliori per me per quanto riguarda la mia tipologia di capello. Probabilmente tra tutti quelli provati, qualcuno che in realtà mi avrebbe dato adesso un risultato bello come quello che sto avendo in questo periodo, c'era sicuramente, ci sarà sicuramente. È solo che facevo dei video diversi, delle prime impressioni, sbagliando comunque anche a trattarli in generale. Quindi purtroppo non vi posso dare
ora, adesso, un giudizio veritiero, ok? Su uno di quei prodotti che provavo in passato. Perché purtroppo, ripeto, sbagliavo le tecniche, sbagliavo tante cose e quindi magari io ho reputato un prodotto non adatto per me, non valido per me, quando in realtà magari sarebbe stato valido utilizzando tutte le tecniche giuste. Quindi ragazzi, ripeto, voi concentratevi adesso sulle tecniche da utilizzare, sperimentate e trovate quella più adatta per voi. Poi pensate ai prodotti. Nessun prodotto styling fa miracoli, ok? Questo voglio che vi entri bene in mente. Non state alla ricerca disperata di prodotti. Questo me li fa venire crespi, questo me li ha sporcati, perché ci sono tante cose da valutare. Poi per quanto riguarda come scegliere i prodotti più adatti per ogni tipologia di capello, magari farò un altro video a parte. Nessun prodotto styling vi può rendere i capelli più belli se voi non li trattate nel modo corretto, se non li applicate nel modo corretto, se non gestite i capelli in modo corretto. E nessun prodotto styling vi può dare un risultato pessimo, al contrario, se voi invece fate tutto ciò che c'è da fare prima nel modo corretto, ok? Spero più o meno di aver fatto un quadro generale su questa situazione qui. Molte mi fanno questa domanda: questo prodotto non va bene, me ne consigli un altro, e poi lo provano e neanche quello va bene e stanno tutta la vita a provare dei prodotti fallendo miseramente, perché ognuno poi alla fine riuscirà davvero ad avere dei risultati soddisfacenti, e quindi questa non è la strada giusta. Okay, risparmiate anche dei soldi, magari comprate la Derman, questo è un acquisto valido, 2-3 prodotti magari di tipologia diversa, anche se ovviamente se avete dei capelli come me, dicevo, non dovete preferire dei prodotti burrosi, pesanti, ma più dei fluidi, dei gel, sicuramente andranno bene. Questo è ovviamente se volete avere dei risultati perfetti, ok? Se poi mi dite a me non interessa, mi va bene un risultato mediocre, e allora ragazzi fate voi, perché sicuramente ora mi scriveranno qui giù: io non faccio niente e sono fantastici, quello che dici non vale. Ma che discorso è? Non significa niente, è una fortuna che tu hai, ma probabilmente li hai belli adesso pur non facendo niente, ma li avresti ancora più belli se facessi tutto nel modo giusto. Tu magari ti puoi soffermare su quel risultato che ti piace e finisce là. Sei fortunata, non devi usare nessun prodotto, non devi stare attenta a niente, spari il phone a 3000 e vengono comunque belli, sei fortunata. Però, diciamo così, queste sono delle fortune che non tutte hanno, come me assolutamente. Se io faccio tutto nel modo sbagliato, potete vedere anche voi i risultati che ho avuto in passato. Mi raccomando, non dovete riporre tutte le vostre speranze nei prodotti styling, ok? Ma dovete riporre le vostre speranze nelle tecniche di trattamento dei capelli, di applicazione del prodotto, di manipolazione di alcuni strumenti come spazzole, tramite l'utilizzo di panno in microfibra, ad esempio, tante 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 cose che io comunque dico e ridico in tanti video. Quindi mi raccomando, state attenti a queste tecniche, perché queste fanno la differenza e non i prodotti styling. Quello è un di più che vi aiuterà magari a tenere anche la piega nei giorni successivi, vi aiuterà ad eliminare quel crespo che voi avete, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, state attenti a questo. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo presto, altri video, ciao!